Finisce 77-75 il derby tra l'Amatori Pescara e l'Adriatica Press Teramo, finale davvero molto intenso con Aromando che ha sbagliato a pochi decimi dal suono della sirena il secondo tiro libero sperando con il rimbalzo di portare la partita all'overtime, ma vince l'Amatori. L'andiamo a commentare con il presidente di Teramo Ruscitti e con il coach dell'Unibasket Stefano Raiola. Presidente, diamo la priorità al presidente, è l'ennesima partita contro squadre importanti che vi giocate punto a punto, segno che la squadra è viva, però che peccato. Il campionato va avanti, le partite sono sempre di meno e quindi è così. Probabilmente le rotazioni corte ci hanno anche dato qualche problemino, perché è chiaro, giocare in set con una squadra rodata e forte come Pescara, comunque adesso andiamo a migliorare anche questo fatto. Tornerete sul mercato? Sì. Grazie al presidente Ruscitti, analisi della stretta di mano con il coach Raiola, analisi della partita con Stefano Raiola, partita complicatissima Stefano. Ma direi quasi paradossale, perché noi eravamo senza Micevic e Fasciocco, cioè due numeri 4 che avevamo in squadra, oltre Alberto, tutti e due ammalati, quindi eravamo diciamo in 7, si entra Carpanzano, si è fatto male, che è stato quasi eroico, cioè diciamo veramente è stato stoico a rientrare nonostante mi avessero sconsigliato di farlo giocare, ed è stato decisivo. Quindi eravamo pure noi un po' a corti rotazioni, una partita difficile, siamo sempre stati avanti ma purtroppo non l'abbiamo mai ammazzata, è stata davvero difficile. In attesa di un altro derby con Chieti. Ah vabbè, adesso guarda, mi devo recuperare le energie di questa partita, poi domenica sarà un bellissimo derby, è importante per tutte e due le squadre, quindi ci penseremo in settimana. Però 24 punti per Ennio Leonzio, miglior realizzatore del match, Ennio Leonzio che abbiamo ascoltato e che abbiamo intervistato e che andiamo ad ascoltare. 24 punti Leonzio, derby tutt'altro che facile. Beh, sapevamo fosse stata una partita difficile, infatti Teramo viene da tre partite perse dopo overtime. Ci hanno provato anche questa volta ad andare all'overtime, ma siamo stati bravi a recuperare il gap che ci hanno fatto a fine secondo quarto e a fine quarto quarto. Adesso un altro derby. Adesso un altro derby. Con te è sentito? Per me è sentito, ovviamente, perché sono di Chieti. Noi ovviamente testa la prossima partita, prima di arrivare a San Severo. Siamo una squadra molto unita e l'abbiamo dimostrato anche questa sera in momenti difficili.